Abbiamo fatto un grande lavoro, come probabilmente non si era mai fatto, per mettere insieme tutta la filiera istituzionale intorno a un tavolo e ragionare senza presa di posizione, con assoluta oggettività e scientificità, del problema del sovrannumero dei cinghiali che affligge tutta l'Italia centrale, in modo particolare l'area appenninica, ma soprattutto nelle Marche sta diventando, a dire di tutti, questa problematica insostenibile. La regione Marche ha un costo attraverso le ATC all'anno dei danni all'agricoltura di 650.000 euro. Abbiamo un sovrannumero molto importante di migliaia e migliaia di animali che sono molto al di sopra di quella media che dovrebbe essere presente nel nostro sistema, e quindi noi, per evitare il sovrannumero, ma soprattutto la cosa più importante, per evitare l'antropizzazione, gli incidenti stradali nei centri urbani, sulle strade, nei centri storici, la presenza del cinghiale è in tutti i modi da ridurre. E per ridurla abbiamo bisogno di un approccio non ideologico. Non è un problema di voler favorire la caccia, ma è un fatto di sicurezza pubblica. E quindi insieme ai carabinieri forestali, insieme alle polizie provinciali, le ATC, i comuni, le province, tutti intorno al tavolo, a partire dalle associazioni agricole e anche quelle venatorie, che sono quelle che effettivamente possono aiutarci a risolvere il problema, perché abbiamo 1400 cacciatori, abbiamo tantissimi cacciatori, ma che sono anche professionisti e conoscono bene il problema e come risolverlo. Tutti quanti insieme dobbiamo, in modo chiaro, trasparente, rispettando la legge, fare un protocollo d'intesa, che è quello che firmiamo questa mattina, e stabilire come si fa a ridurre il sovrannumero dei cinghiali nelle Marche, una volta per tutte.